Primo appuntamento della giornata, ragazzi. Primo appuntamento. Eccoci qua. Siamo in divisione 5. Ieri abbiamo, pomeriggio abbiamo perso. Abbiamo perso un giocatore, secondo me, forte. 1-0, ha meritato. E adesso, ragazzi, siamo a un punto dalla divisione 4 e a una partita soltanto da fare, che è questa di oggi. Intanto grazie a tutti quanti per essere sempre in mia compagnia, per essermi di supporto, per essermi... di aiuto con il vostro tifo, con il vostro supporto, appunto, con i vostri like, i commenti, le condivisioni, tutto quello che fate per il canale, ragazzi, è utilissimo. Anche entrare soltanto 5 secondi e vedere cosa faccio è sempre un qualcosa di positivo. A voi non costa niente, per me, per il canale, è una cosa buona. Se volete fare dei commenti, scrivete pure quello che volete, quello che vi piace, quello che volete che posso portare con i prossimi giochi. Anche sono qua per ascoltarvi, anche per i consigli che ho sempre accettato e ho sempre provato a usare quello che voi mi avete detto di fare anche in eFootball. E adesso, ragazzi, prima di cominciare, come sempre, facciamo un salutone ai nostri amici youtubers. Salutiamo Lupo del Tubo e Squalo Calcio, che non portano il football, portano altre simulazioni di calcio, di sport, sportive, sui loro canali, sia dal vivo, live, ma anche registrati. E poi salutiamo invece chi porta questo stesso contenuto. Questo è Football 2024. Salutiamo Alessandro Gamer, salutiamo The Last Ace, Le Burneo e Ale Ben 86. Tutti e quattro ragazzi simpaticissimi, come i due di prima, ovviamente simpatici anche loro, che si divertono sui loro canali a portare i contenuti, a divertirvi, a farvi passare un po' di tempo in loro e in vostra compagnia. Trovate il loro indirizzo nella mia sezione canale, andate a trovarli, sicuramente qualcosa che vi piace lo porteranno. In descrizione trovate il link alla playlist e il link alla community di eFootball. E Football Italia Community, una community che c'è su Telegram, gratuita, ovviamente non costa niente, con diverse sezioni, diversi spazi per tutti i gusti, sui giocatori, sulle squadre, sui moduli, sulle amichevoli, sui tornei, chi ha PC, chi ha PlayStation, chi ha Xbox, ma ci sono varie sezioni, varie cose da vedere in questa community che trovate su Telegram, il link è in descrizione. Fate un salto e poi sta a voi vedere se vi piace o non vi piace. Adesso, ragazzi, dedi di provare a buttarci nella mischia e vedere se riusciamo a fare il punto benedetto che ci vuole per andare in divisione 4. Vorrei magari vincere, anche io l'ho detto, ma non ho vinto, quindi adesso non lo dico. Voglio pareggiare, no ragazzi, voglio riuscire a giocare bene, voglio divertirmi, far divertire anche voi. Sapete che per me tutto questo è un hobby, un gioco, un passatempo, non è né una cosa, né un lavoro, né una cosa che devo per forza essere il bravo, il migliore, vince, no, sono qua per divertirmi, ragazzi, poi si vince, si perde, ci si passa il tempo, si sta in compagnia, questo è l'importante. L'importante è qualche minuto, qualche mezz'oretta di rilassamento, e così uno si può anche divertire un po' rilassandosi. Lucky, giochiamo contro Lucky, maglia dell'Argentina, bandiera argentina. Vediamo subito il nostro avversario. Ecco, ovviamente lo troviamo dalle parti della Turchia, India, non lo so bene, ragazzi, in che zona sia, comunque non è sicuramente italiano. Andiamo avanti. Maglia dell'Argentina, io la cambierei e gliela metterei gialla, così la vediamo bene e non ci sbagliamo in campo, Andiamo a chi ha Messi, Lewandowski, Neymar, Cancelo, De Bruyne, Vera, Mbappé, Beckenbauer, Mbappé là dietro? Va bene, quante punti ha? Costa curta, va bene. Diamoci la nostra formazione. Ok, Ronaldinho è in forma, Mateus, Rijkaard, Maldini, Kimi, sono tutti in forma i giocatori. L'unico presa gialla è Çalhanoğlu, per il resto sono tutti in formissimi. Vediamo in panchina chi abbiamo a disposizione. Musiala ci sta, Mendieta e Beckham va bene. Come attaccanti, ragazzi, direi che per adesso lasciamo Cruyff perché ci sta bene così. Gli altri tutti tranquilli, lasciamo stare. L'avversario come se la gioca? Con Lautaro davanti, Messi e Mbappé. Poi c'è Madonna, ragazzi, Maradona, Neymar, Vieira e Cancelo. Questo gioca un po' l'attacco, Xabi Alonso, quindi gioca con contropiede. Certo, come fai a giocare il contropiede quando hai 6 punte? Non lo so, ragazzi. Mbappé, Martinez, Messi, Maradona, Neymar, Vieira no forse, ma Cancelo è uno che va su anche lui, e gioca in contropiede veloce questo, va bene, ci sta tutto, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole. Andiamo a giocarcela, ovviamente
Giochiamo noi fuori casa, quindi occhio subito al kickoff iniziale. Ragazzi, bisogna fare assolutamente una bella partita, giocare bene, tirate le cotolette, i cotillon, le caramelle, i bomboni, i cioccolatini in campo, fate un po' di casino. I fumogeni no, perché sono vietati, fanno male, se arrivano in faccia sono molto pericolosi, e già che in passato è capitato anche a Ferrara questa cosa. Quindi evitiamo di tirare fumogeni allo stadio e cerchiamo di divertirci. Dai, palla al centro, attacca l'avversario, noi siamo in difensiva, quindi mettiamo subito un attacco indietro per evitare che questo parta in contropiede veloce e ci freghi. Ci sono ancora 90 minuti da giocare con tutto quello che si è in corpo. 90 minuti per inseguire un pallone e coronare il sogno di inizio stagione. Il MAS Monumentale è veramente un impianto impressionante, con oltre 80.000 posti a sedere, sicuramente uno degli stadi più imponenti del mondo. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Argentina e Internazionale di Milano, e hanno un bisogno disperato. Cialanoglu, parata da campione. Sulla conclusione il Ciala ci prova, ragazzi, il Ciala che sta sulla destra ci prova, e lo sto, bisogna tentare il tutto e per tutto, ragazzi, bisogna tentare tutto e per tutto. Bravo, pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così Lautaro Martinez. Porca troia, Lautaro. Grande Lauti, a fil di palo, ragazzi. Vediamo, voglio vedere, non lo fa vedere. Grande Lautaro. Da fermo, tirato nell'angolino. Ballargo sull'out di destra. Cruyff. Bravo. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Esce. Ma con scarsi risultati. Beh, è il momento di chiedere a Luca quale sarà la nuova partita, ma stavolta la scelta mi sembra scontata. Ci sarebbe un certo Diego in campo, Luca. Chi potrei scegliere, Fabio, di altro? Le sue giocate sono leggendarie, così come la sua tecnica, la sua visione di gioco, la sua intelligenza calcistica. Merda. Tutto davvero straordinario, unico. E in effetti marcarlo è un incubo. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Passa il pallone, però male. Ecco Cruyff. Madonna. Neymar. A quanto pare le prime conclusioni sono a senso unico. Non ci hanno messo molto a trovare il giusto ritmo. Hanno preso subito in mano le redini della gara e cercheranno... Ho sbagliato io. No, ma perché cazzo faccio? Ma... Oh! Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Cazzo, non riesco neanche a... Oh. Cancelo. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Può colpire, parata notevole, non era facile. Grande, oh, con un contropiede l'ha fatto questo, eh. Me l'ha fatto un contropiede, per stare attenti, ragazzi, ai contropiedi qua, eh. Cruyff. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Lautaro Martinez deve solo tirare. Salva Schmeichel. Eccellente il portiere. Sembrava che non avesse possibilità di fermarla, invece ha evitato il peggio. Riceve in aria. Cos'è? No, 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 ma cos'è punizione per l'Argentina? Ma cos'è punizione per l'Argentina? Ma scherziamo. Ha un'ottima visuale dello specchio della porta. È la zolla ideale da cui far partire una punizione insidiosa. Maradona! Un gol incredibile! Ma come è venuto? Una giocata perfetta! Porca troia, dalla parte opposta sono andato, mi ha fregato. Ma porca troia, cominciamo male, ragazzi, anche oggi. Ivamo sto Kaiser, Ivamo, come cazzo ha fatto a mettere centralissima questa, ed è riuscito nel suo intento, facendolo quasi sembrare semplice.
1-0 dunque. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Mi sembra che abbiano deciso di adottare una disposizione in campo più accorta. Sono più Madonna, ma dovete prendere una, per evitare rischi. Scodella al centro. Madonna, ragazzi, ma come cazzo fa questo giocare, eh? Dai, forza, vai di là che è libero. Çalhanoğlu la recupera con grande senso della posizione. Cioè, ragazzi, anche l'impalli non è possibile. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente. Via, merda. Cercare il compagno in avanti. Buona occasione per Ronaldinho. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Difesa ancora decisiva. Joao Cancelo. Messi. Lautaro Martinez. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Adesso possono ripartire in contropiede. Bella palla ad allargare il gioco. La gioca in avanti con un filtrante. Prova a tagliare sul secondo palo. Cruyff. Prova con una palla filtrante. C'è ancora qualche minuto per provare a pareggiare prima dell'intervallo, ma non devono rischiare di sbilanciarsi troppo. Ecco Cruyff, può arrivare in porta. Calcio di punizione per l'Inter. Il direttore di gara è stato Clemente, ma secondo me gli sta Clemente terzo. Amico mio. Dai, forza, raga. Lui con il suo talento, Madonna, sei lontano. Tecniche e realizzative, non può non mettere in conto di subire qualche fallo ogni tanto. A volte non esiste altro modo per fermarlo. Il pallone esce di un'inezia. Di poco, eh? Cazzo, bello. Il portiere forse non ci sarebbe mai arrivato, eh? Buona occasione per Ronaldinho. Palla che torna nella zona del portiere. Il portiere la calcia lontano. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Neymar accelera per saltarsi. Se van a jugar dos minutos de compensación. Ronaldinho. No, ho sbagliato. Prova ad allargare. Ma che cazzo faccio? Arriva il fischio dell'arbitro. Può faccio delle cazzate che non devo fare. I giocatori non si muovono come, cioè, sbaglio io probabilmente a muoverli, non faccio i movimenti giusti, ragazzi, e qua si rischia di non riuscire ad andare su. È un tiro in porta contro una squadretta che ci ha fatto un gol su punizione, ma ragazzi, potiamo giocare un po' meglio, eh. Cosa fa? Subito in pausa, vai. Col fischio dell'arbitro inizia il secondo tempo. Beh, quel che fatto è fatto, non devono pensare al primo tempo ma concentrarsi sui restanti 45. Ma dai, ma che cazzo, ma sbaglio anche all'inizio, ma non è possibile, ma vai a fare in culo. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi, veramente un'ottima giocata. E vai così, che cazzo, non so. Si parte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Interviene distinto e recupera palla. Rijkaard. Beh, ragazzi! Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Lautaro Martinez. Cerca il movimento di fuori in profondità. Rubare palloni così non è mai un caso.
Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ho sbagliata io. Messi prova a superare la difesa con un filtrante. Lo supera. Ha provato ad andare via in dribbling, difensore molto attento. Ennesima palla. Oh, ma... cioè ragazzi, non riesco a prendere uno. Palla a cercare la profondità. Pallone sul fondo, sì. Sarà rimesso in gioco da calcio. Ma porca tu, è ammonito? Ma vai. Niente ragazzi, non si va neanche in divisione 4. Ho giocato bene qualche partita e poi cominciamo a fare schifo con le altre. Avversari bloccati a uno. Qui deve tirare. Bravo! Cazzo, davanti la porta da solo! Marascona! Ma dai, che cazzo! Ma porca troia, anche Marascona davanti lì a rompere i coglioni. Tre gol di vantaggio iniziano a diventare tanti, eh. La cantità di spettatori. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa, iniziativa interessante. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Messi! Conclusione pericolosa. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi. Niente raga, non c'è, tipo per gatte. Sì, lui cambia, ma cosa cambi? Che stai vincendo 3-0, sai? Che cazzo vai a cambiare 3-0 adesso? Ma dai, pirla! Certo che certa gente non sa mica, cioè non so come cazzo gioca, eh. Non so ragazzi cosa si può fare qua, siamo così. Facciamo così, ma 3-0 ragazzi, giochiamo, sì, manca 20 mezz'ora alla fine in tempo gioco di calcio, ma in realtà... Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Calcio di punizione per... Andando, non mica fatto apposta, eh. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cioè io non volevo mica far fallo qua, eh. L'Inter ha adesso due giocatori a monete in questa ma va. Salva Schmeichel, prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Maradona può calciare. Lautaro Martinez vede lo scatto e cerca la profondità. Va alla ricerca di un compagno davanti. Lautaro Martinez anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Palla in avanti verso il compagno. Lautaro Martinez. Neanche tirare mi fa. Se questo è il momento di cambiare qualcosa, che ne dici Luca? Ma dai, anche di palle di merda, ma vai a cagare. Messi se ne va. Traversone in aria. Dai, tira su, cazzo, per due ore e mezzo deve fare un passaggio. Mateus. Devono pensare a soluzioni più creative. Oggi questa difesa non perdona. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. Ronaldinho. João Cancelo. Apertura sulla sinistra, lunga. Neymar. Prosegue il suo inserimento centrale. Minaccia sventata. Occhio che prova. Salva Schmeichel. Che cazzo fai? Ragazzi, che cazzo sta succedendo? Non lo so io. Ehi, anche quello adesso mi ha recuperata. Ci prova con un pallone profondo. Ma vai a far culo. Ma ragazzi, ma non si può. Ma cos'è sto gioco? Ma cosa cazzo fa sto gioco qua? Ma cosa... come gira la palla? Prendila, va. Tira subito su, dai. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Mbappé.
Sì, va bene. Una bella giocata nello spazio. Occhio, ci riprova. Fabio, ormai la partita è compromessa, ma i tifosi vogliono almeno il gol della bandiera. Buona occasione per Ronaldinho. Una sfida sontuosa. Vede la porta. Miracolo di Giulio Cesar. Joao Cancelo. 5 giri di lancette al triplice fischio. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Ronaldinho è in una posizione in cui può fare... Ah, neanche questa. Dai, ma che cazzo, anche lì. Maradona. No. Palla buttata via, peccato. Ma cosa fanno gli altri? Ma che cazzo? Si aggregheranno 3 minuti al tempo. Ma. Sì, passano pure loro. Neymar ci mette il piede, conquista la sfera. Intervento decisivo. Raga, non so cosa fare, non so cosa fare. Becchiamo un'altra, dai, becchiamo una. Non lo becchiamo neanche perché abbiamo culo, ma dai. Niente, ragazzi, non si va, no, non si vuole andare assolutamente in divisione 4. Si sta bene in quinta, a fanculo, gioco di merda. Ragazzi, è così che va. Speravo di riuscire in due partite a fare un punto, non l'ho fatto. Le ho perse entrambi, vabbè, ci sta, ci sta. Domani ci ricomincia, anzi, più tardi ci ricomincia. Ci ricomincia al 17 con un altro episodio, sempre divisione Q5, tentando di andare avanti pian piano e di migliorare. Tanto se volete lasciare un like, fa piacere, anche se non è meritato, perché non ho giocato bene, ho giocato malissimo, però ragazzi... siamo qua, riproviamo, la forza della squadra di prova, rimane di 5, va bene, d'accordo, siamo sempre qua. L'avversario, potremmo dire che livello era, ma a questo punto non ce ne può fregare più niente di che livello era, abbiamo perso, e lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale se volete, attivate anche la campanellina, c'è da qualche parte nella mia home page, da qua di su, a destra, a sinistra, non lo so dove sia. E niente, io vi do appuntamento più tardi. Vi do appuntamento stasera alle 17 nel pomeriggio per il prossimo episodio, partendo dalla quinta divisione. Ragazzi, è così. Ciao a tutti ragazzi da Tufo Mix. Alla prossima. Ciao.